Shalom, shalom, che significa pace a voi nell'antico ebraico, la nostra lingua santa, la Shuan Kadash. E sono qui oggi per portare un messaggio sul, come dice il titolo, quando inizia, quando finisce e inizia davvero il nuovo anno. E prima di iniziare voglio dare i miei lodi, ringraziamenti, potenza e gloria a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash. Yahweh è il vero nome del Padre nell'antico ebraico, colui che esiste in traduzione. E Yahweh Shai è il nome di suo figlio, nostro Re Salvatore, colui che oggi è conosciuto con il falso nome di Gesù e con la falsa immagine di Cesare Borgia. Voglio dare doppio onore agli anziani apostoli della Great Millstone, GMS, per avermi insegnato questa verità e per, come dice il Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 15, voglio dedicare questo versetto agli apostoli di Millstone e lo andiamo a leggere. Giovanni 21, 15. Dopo mangiato, Yahweh Shai disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di questi altri? Disse: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Yahweh Shai replicò: abbi cura dei miei agnelli. Prendiamo un'altra versione, che questa è troppo moderna. Quando ebbero fatto colazione, Yahweh Shai disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Yahweh Shai gli disse: pascia i miei agnelli. E glielo disse una seconda volta. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simon Giovanni, mi ami? E gli rispose: sì, Signore, tu sai che io ti voglio bene. Yahweh Shai gli disse: pastura le mie pecore. Gli disse la terza volta: Simon Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto per la terza volta: mi vuoi bene? Gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io ti voglio bene. E Yahweh Shai gli disse: pascia le mie pecore. Quindi dedico questi tre versetti a Elder Apostle of Great Millstone, Tawada, per fare il lavoro che Yahweh Shai ci ha comandato, quindi di dare da mangiare alle pecore della casa di Israele. Io mi sento una pecora della casa di Israele. Tawada, Tawada e Shalom. Voglio salutare anche tutta la casa di Israele, tutte le 12 tribù che oggi sono disperse, sparse in tutto il mondo per volontà del Padre mio. Saluto tutti gli eletti della casa di Israele, tutti coloro che stanno portando questa verità nei quattro punti della terra affinché si realizzi la profezia. Andiamo entriamo nella lezione attraverso la scrittura, attraverso la Sacra Bibbia, dove la verità, la sana dottrina, il vero insegnamento, la verità si trova solo attraverso le scritture, attraverso la Ruach HaKadosh, lo Spirito Santo, che ci dà la possibilità di comprenderle e di capirle fino in fondo e di sentirle dentro il nostro cuore. Andiamo a prendere dalle scritture la verità su che ci dice, che il Padre nostro ci dice quando finisce l'anno e quando inizia l'anno. E lo troviamo nel libro dell'Esodo. Scusate, libro dell'Esodo, al capitolo 12, al versetto 2. Qui vi voglio portare in quest'altra versione perché c'è anche una piccola vignetta dove ci spiegherà. Eccolo qua, Esodo 12, capitolo 2. Questo mese sarà per voi il primo dei mesi, segnerà l'inizio dell'anno. Di quale mese sta parlando qui? Qui innanzitutto è il Yahweh, Dio comanda di celebrare la Pasqua, quindi è il mese dove si celebra la Pasqua. E come ben sappiamo anche oggi, il mese dove si celebra la Pasqua è a marzo-aprile. Infatti aprendo questa vignetta qui, possiamo vedere questo mese, secondo il libro dell'Esodo, capitolo 13, versetto 4, si tratta del mese di Abib, ossia il periodo tra fine marzo e l'inizio aprile. Infatti andiamo a vedere subito, 13.4, il giorno, scusatemi,
Il giorno della tua liberazione, il giorno della tua liberazione è nel mese di Abib. Quindi abbiamo visto che questo mese sarà per voi il primo dei mesi, segnerà l'inizio dell'anno. Scusatemi. Va bene. Quindi abbiamo visto dalle sacre scritture, dalla sacra Bibbia, che il Padre ci ha comandato di celebrare. Il Padre ci ha indicato qual è il primo mese dell'anno, quando inizia l'anno. E l'anno inizia con l'uscita dall'Egitto, e quindi dove celebriamo anche la Pasqua. Perché, apro una piccola parentesi, purtroppo oggi ci hanno insegnato che la ricorrenza della Pasqua è per la resurrezione, ma pochi, pochissimi sanno che la verità della vera festa della Pasqua è una festa in onore dell'Altissimo, è una festa in onore del Creatore per averci liberato dall'Egitto e dalla schiavitù. E comunque in quel periodo, nel primo, viene scelto dal Padre il periodo della Pasqua come il primo mese dell'anno. E infatti, andando a vedere, capita proprio con l'inizio della primavera. Quindi l'anno, secondo il Padre nostro, inizia con l'inizio della primavera, quindi a cavallo tra marzo e aprile. E se andiamo a vedere anche la semplicità del come venivano chiamati i mesi una volta, perché venivano chiamati primo, secondo, terzo, quarto, andiamo a vedere: primo mese marzo, secondo mese aprile, terzo maggio, quarto giugno, quinto luglio, sesto agosto, settimo settembre, ottobre, ottavo novembre, nono dicembre, decimo gennaio e febbraio. Quindi ci dà anche una piccola indicazione sul capire. E voi mi chiedete: come mai festeggiamo allora l'inizio dell'anno a 31 dicembre, a cavallo con gennaio? E vi faccio vedere. E voi mi chiedete: come mai festeggiamo allora l'inizio dell'anno a 31 dicembre, a cavallo con gennaio? E vi faccio vedere da internet, potete farlo anche voi, basta che scrivete origini Capodanno e andiamo a leggere. La festa di Capodanno trae origini dai festeggiamenti in onore del dio romano Giano, da cui trae origine il nome del mese di gennaio. Queste origini di Capodanno secondo Google e secondo la vera storia, questa è l'origine del Capodanno. E non è un caso, non è un caso, perché nulla è a caso. Perché il calendario che seguiamo oggi è il calendario gregoriano fatto da Papa Gregorio XIII nel 1580. E non è un caso che le festività capitino giusto con le festività dei dei romani. Perché anche come il 31 dicembre si festeggia, come avete visto, una festività romana, anche il 25, Natale, si festeggia la nascita del sole. Anche il 15 agosto, Ferragosto, si festeggia un altro Deo. E anche al 6, la Befana, si festeggia un santo Epifane. E Antioco Epifane, che è stato un grande tiranno nelle terre di Gerusalemme. Non è a caso che sono scelte queste date. Non è a caso che il Papa ha scelto queste date e ha coordinato il calendario con le date delle feste pagane. Quindi questo per farvi capire anche che il cristianesimo è una religione pagana, è una religione paganissima, perché prima di tutto ha come usanze pagane quella là di prostarsi davanti a statue, di credere a statue e ad immagini, e poi quella là di venerare santi e madonne, e quindi vi fa capire la completezza della religione pagana che è il cristianesimo. E sappiate che dal cristianesimo vengono tutte le altre religioni, cioè sono le altre religioni sono dei rami del cristianesimo, perché dopo la venuta del nostro re
Yahawashai è stato creato il cristianesimo e dal cristianesimo vengono tutte le altre religioni. Quindi abbiamo visto, secondo le sacre scritture, qual è il primo mese dell'anno, qual è la fine e l'inizio dell'anno, secondo il Padre Nostro, e sappiamo che è con l'inizio della primavera. E pensandoci anche, che meraviglia, che cosa stupenda il Padre. Fa iniziare l'anno con la primavera, quando sbocciano i fiori, quando il mondo è pieno di colori, perché sta nascendo fiori, vegetazione. E invece come la festa di inizio anno degli esseri umani capita d'inverno, in freddo, e va a coinbaciare con la festa di un dio romano. Quindi a chi scegliete di credere voi? Anzi, cosa volete fare? Festeggiate quando ve l'hanno detto gli uomini o festeggiamo quando ce l'ha detto il Padre? Anzi, scusatemi, non festeggiamo quando ce l'ha detto il Padre, perché non è scritto da nessuna parte di festeggiare il primo dell'anno. Quindi volete credere che l'inizio dell'anno è quello là che vi ha detto gli uomini, o vogliamo credere che è quello là che ci ha detto il Padre? Vi vado a leggere dalle scritture di Daniele, capitolo 7, versetto 25. Vi voglio far vedere come i malvagi hanno cambiato il calendario, come è stato profetizzato da Daniele che sarebbe successo questo. Allora, nel capitolo 7, nel versetto 25, qui è un sogno di Daniele dove è molto significativo questo sogno, perché racconta i regni che sarebbero venuti nella storia, e dal versetto 25 leggiamo: egli parlerà contro l'Altissimo. Qua stiamo parlando del regno che è arrivato. Affliggerà i santi dell'Altissimo, cioè il popolo di Israele, e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. Quindi abbiamo visto anche nel libro di Daniele come era profetizzato che i malvagi avrebbero cambiato i giorni di festa e la legge, soprattutto, perché qui è da fare anche una lezione molto importante sul cambiamento della legge, perché come ben sappiamo hanno cambiato anche i comandamenti, hanno eliminato il secondo comandamento, che è il secondo comandamento che c'è nella Bibbia dall'Esodo 20, ci comanda di non prostarci davanti a statue e immagini, e hanno preso l'ultimo comandamento dove il Padre ci comanda di non desiderare cose d'altri, di non desiderare le donne d'altri, di non desiderare nessuna cosa altrui, e l'hanno diviso in due comandamenti. Anzi, volendo potrei farvi anche vedere velocemente, scusatemi, potrei far vedere anche velocemente, eccoli qua. Questi sono i 10 comandamenti secondo la Chiesa, secondo le religioni, e invece questi sono i 10 comandamenti secondo la Bibbia, secondo la verità. E vedete che il secondo comandamento è completamente eliminato, mentre qui il secondo comandamento è non farti scultura. Questi qui sono i 10 comandamenti che troviamo nel libro dell'Esodo, capitolo dal versetto 2 al versetto 17. Questi qui sono i comandamenti, le leggi che hanno cambiato i malvagi. Io non voglio tenere troppo lunga la lezione perché volevo fare una lezione solo esclusivamente sui 10 comandamenti, però ho dato un piccolo anticipo. Io mi fermo qui e voglio ringraziare e dare tutta la gloria, il potere e onore a Yahweh, Baruch Hashem Yahweh Shai, Baruch Hashem Ruach HaKodesh, e salutare tutti i fratelli di Israele, tutti quelli che stanno lavorando in questa vigna negli ultimi giorni e fanno sì che la verità sia conosciuta in tutto il mondo, perché voglio chiudere con un versetto, ed è il versetto di... nel libro di Pietro, vado a prendermi l'appunto, nel libro di Pietro, eccolo qua, nel primo Pietro, versetto 5, dove ci dice:
è dalla potenza del Padre, Yahawah, siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Dalla potenza del Padre Creatore Yahawah Pahashem Yahawah Shai. E quindi la salvezza è rivelata negli ultimi tempi. E la verità è solo attraverso le sacre scritture che ne parliamo. Non aggiungiamo niente, noi prendiamo tutto da qua. Prendiamo tutto da qua perché la verità è tutta qui. Attraverso lo Spirito Santo, la Ruach HaKadosh, che ci ha dato Yahawah Shai per volontà del Padre, onnipotente creatore Yahawah. Barakatah Yahawah, Barakatah Yahawah Shai. Vi saluto e Shalom, alla prossima.